questo darvi il benvenuto da parte mia, sono il direttore della Biblioteca Università di Genova, Paolo Giannone, e benvenuti e benvenute da parte dei colleghi e delle colleghe che oggi consentono l'apertura della biblioteca. Ha una giornata di festa, come vi dicevo, perché oggi c'è tantissimo da vedere, da ascoltare in tutti gli spazi di questo istituto. Noi abbiamo già dal mese di settembre voluto onorare il 700° anno dalla morte di Dante Alighieri con una mostra di cui trovate qui la parte espositiva contemporanea e moderna e al terzo piano la parte invece antica con manoscritti e incunaboli. Una mostra che si è arricchita nel frattempo anche di un contributo audio, che è quello organizzato in collaborazione con il Teatro Gap, che consente quindi delle letture d'antis, un lutto, si direbbe adesso, durante la stessa esposizione. Ma oltre a questa mostra, a questa offerta che troverete a vostra disposizione fino al 31 di gennaio, salvo eventuale prolungamento, oggi invece abbiamo una serie di belle persone da questa parte non del palco, perché non abbiamo un palco, ma da questa parte della sala, che vi vado a presentare, perché oggi ci sarà una presentazione di un libro, ci saranno dei contributi musicali e quindi è con loro che viviamo questa iniziativa. Allora, vi presento Franco Boggero, che nella locandina verrà, secondo come dice la locandina, verrà intervistato, svelato e proprio da Cosimo Damiano Motta. Allora, Franco Boggero, storico dell'arte, collega della sovrintendenza, scrittore, cantautore, e a seguire Cosimo Damiano Motta, fotografo, che noi siamo contentissimi di ospitare con la mostra che troverete nella zona, diciamo, cosiddetta di ristorante di seconda classe, così come era nel secondo della logica, nella logistica del Colombia, con una mostra che si intitola Leggere per non perdere il filo e la memoria. Il libro e non la spada avrai nella mano. Noi ci siamo incontrati con Franco e con Cosimo un mesetto fa. Si può dire che una volta tanto la pubblica amministrazione per intanto la pubblica amministrazione non ci metta troppo a fare le cose, per cui in questo mese siamo riusciti con Franco e con Cosimo a organizzare questa giornata, come dicevo, molto ricca e impreziosita. Allora, intanto, perché verrà molestato Franco Boggero da Cosimo Damiano Motta? Perché c'è la presentazione di Il demone della stupidità e altre questioni, cioè il libro di Franco. Ma questo sarà anche l'occasione per un po' di divertimento aggiuntivo, che è quello musicale, che grazie alla presenza di Franco Piccolo e alla sorprendente e inattesa presenza del dottor Spiccio, se posso usare questo termine. Quindi io dico benvenuti a voi e dico fortunati noi, perché abbiamo la possibilità davvero questa sera di avere molte possibilità di arricchimento. La smetto di parlare, passo la palla e il microfono a queste persone che sono state per cominciare questo pomeriggio e vi dico benvenute e benvenuti alla Biblioteca Universitaria di Genova. Conosce anche Marco, che è chimica, poi consente di fare molti discorsi anche sulla canzone d'autore. Può darsi che noi uomini ci piace perdere, che è il nucleo centrale della canzone. L'ha detto un casellante dell'autostrada a Isola del Cantone, e da una frase del genere può scaturire anche una canzone. Magari si amerranno
meglio star zitti, non si sa mai. Sai che con le donne ci vuole chimica, sapere di volta in volta il lato spirito critico e solidarietà. Creava
evitare equivoci nel dialogo con il confessore, il confessato, capite? Sì, ragazzi. Era una questione di famiglia. E ricevevo una domanda secca. Aia. Atti impuri, quante volte? E poi, vista la mia totale incertezza, insomma, quante volte ti tocchi in un giorno? Proseguì io e avanti te. Ma io non capivo come interpretare l'entità peccaminosa di questo tocco. E qui nel dubbio dicevo, ma può capitare di farla in un giorno? Pensavo anche a un semplice aggiustamento, no? Migliaia di volte. Lui mi dava delle sfizze di Ave Maria che non finivano. E mi venivano assegnate come penitenza. Sì, moltissime. Moltissime preghiere. Credo di avere un credito grosso. Quindi, sei a posto con le cose. Questo non lo so, però un credito c'è. Non. Ma ora ti colpisco. È indicativa la scena di un mio confronto con un cardinale, anzi, il cardinale, incontrato a sorpresa negli appartamenti dell'arcivescovado, dove viveva anche il fratello della mamma, lo zio prete. Sì. Te l'ho già detto che te lo invidio moltissimo. Io non ho tanti zii, ma non ho lo zio prete. Dove un pomeriggio, sfuggito al controllo dei miei, mi ero un po' smarrito, perché uno normalmente si smarrisce nell'arcivescovado. Può accadere. Davanti a quell'uomo vestito di rosso mi spaventavo e con un gesto, dite, apotropaico, stendevo tutto il braccio e gli offrivo l'automobilina di latta con la quale stavo giocando. Cosa per me inquietante, perché lui mi fece entrare nel suo studio e mi metteva in mano a ricambiare l'offerta una statuetta in linea di San Francesco d'Assisi. Sì. Però l'automobilina se l'era tenuta. Ah, il cardinale ti ha rubato l'automobilina. Sì, se l'è tenuta, poi a distanza di anni mi fece vedere, dice, conservo ancora la tua. Ormai non la più. Ormai sarà piena. Cioè, stabiliamo una cosa, perché questo è importante. Della statuetta mi ha portato un po' meno. Ma lui, secondo te, perché ti ha dato la statuetta di San Francesco? Perché ha preso questo gesto come gesto generoso, invece io volevo allontanare il male. Ma perché San Francesco? Perché tu si chiama Franco, viene festeggiato San Francesco, secondo me non c'entra niente. Franco, ma no, comunque. Ma se fosse diventato Papa, perché tutti abbiamo capito che stiamo parlando di cardinale Segni, si sarebbe chiamato Francesco. Voglio dire, uno va nello studio del cardinale Segni e ti mette San Francesco. Fosse andato io, mi avrebbe dato San Cosme e Damiano, cioè aveva tutti i santi lì. Non lo so. Non aveva un santo pronto. Se ce l'aveva lì, ma tanto. San cardinale. Io so di questa storia dello zio prete, quindi del rapporto con la curia e del rapporto anche con il cardinale in quegli anni, perché lo zio prete era segretario del cardinale. Però c'è quella bellissima storia che tu mi neghi tutte le volte, ma questa volta in questo ambiente non puoi negarmela. Non devi raccontarla a me, devi raccontarla a loro. Quale? Quella dell'incontro con la zia. Ma con la mia nonna? Con la nonna. Quella delle piante, o caso di sì, no, la posso sintetizzare così. Cioè, questo cardinale andava a trovare mia nonna e in casa mia c'era sempre questo momento di terrore. Chi ci va dalla nonna che viene, perché era puntualissimo e portava sempre la scatola di cioccolatini. Cioè, e dice, ci andavo io. Poi succedevano cose imbarazzanti, perché tipo, lei era molto sincera, ma a volte la guardava, l'incontrò e diceva, certo che poi questi ragazzi non vanno in chiesa, indicava me, ma però mi vedono con quelle croci tempestate di cose, di diamanti, esagerava anche, e lui diceva, ma sai, sì, il tesoro della chiesa di lei, e anche lui cambiava il discorso. Si metteva un po' più dritto sulla poltrona e diceva, ma che bei fiori sul terrazzo, e lei rotami un cangia di scusi. E lui la sentiva. Questo è vero,
Casa di Scusi. Vabbè. Vedi che te l'ho fatta dire. Sì, me l'hai fatta dire. Non volevi dirlo. Sì. Veniamo a te adulto. Sì. Funzionario della sovrintendenza delle belle arti. Sì. Viaggiavo spesso in treno nell'esercizio delle mie funzioni di tutela, perché questa è una cosa che adoro. Si diceva così. Dei viaggi in treno approfittavo per leggere, ma anche le soste nelle stazioni, con tutto quel bel tempo elastico da sfruttare, non mi dispiacevano. Ho sempre provato a scrivere qualche testo, soprattutto di canzoni, perché da sempre le scrivo, e in quegli spazi della giornata, che morti non sono a saperci stare dentro, lasciano emergere a seconda delle circostanze, udite udite, un senso struggente di sé o degli altri. Ora, detto questo, no, io immagino Boggero, il sovrintendente delle arti, che va a vedere una chiesa sperduta, poi torna in treno, si ferma alla stazione di Moneglia, è più nel ponente, che è più nel ponente, una stazione a caso. Qui andiamo sulle altitudini boggeriane. Ascoltate, cosa fa Boggero quando il treno regionale si ferma nella stazione, magari sta 10 minuti per la coincidenza. Scrive queste cose. Ha steso un bucato preciso al settimo piano la donna con felpa e fusò, e adesso rimane un po' lì, si accarezza una spalla. Ora, questo chiaramente è un verso, ma voi guardate in un attimo che il treno resta fermo, la concentrazione di quest'uomo, che a me non capiterebbe. Allora, in pochi minuti lui ha osservato la precisione della stesura o stenditura del bucato, ha contato i piani che erano 7. Ha visto la donna con la felpa e il fuso, l'ha vista rimanere lì e l'ha vista che si accarezzava una spalla, tutto in un attimo. E più hai scritto questa cosa. Quella cosa un po' struggente che dicevi. Il senso struggente di sé o degli altri. E completi con un'altra cosa che ora però ti incastro, in un'altra stazione che mi sembra più piano orizzontale che non una stazione di mare. C'è un uomo che ha messo a bruciare un bel mucchio di foglie e lo guarda, è là che lo guarda, chissà cosa pensa con quella camicia di lana. Chissà cosa pensa con quella camicia di lana. Ce la vuoi accennare questa qua? Cosa dice qua? Non so se lo dice. Sì, è una canzone che dice... Forse questa canzone, ma tu ce l'hai lì? Se no vai, come si dice, a cappella. Però non l'abbiamo pensata. Hai tirato fuori una cosa che... L'hai scritta te. Insomma, non l'abbiamo ma tu ce l'hai. Eccolo lì. Aspetta che tu cerchi le parole, non me le ricordo più. Ha steso un bucato preciso al settimo piano, Madonna.
adesso rimane come si accarezza una spalla. Il portone di sotto si apre, una vecchia che esce e chiude e scuote la testa, attraversa la strada ridendo da sola e scompare. Ma tu mi spiegherai un giorno.
pensate che ieri pomeriggio lui doveva fare le prove qui, ha detto devo vedere se il piano è accordato, cose eccetera. Non so chi dei due dovesse venire, forse Franchino Piccolo, ci siamo incontrati di là, io ero con Pierangelo ad allestire la mostra, e gli dico, Rogero, ma io ho già finito, parlo lui così, no? E dice, ma scusa, ma non dovevi fare le prove con Franchino Piccolo? Non è potuto venire, e come hai fatto? Beh, mi sono messo lì, ho suonato il piano, poi l'ho chiamato, ho messo il telefono lì, lui con la fisarmonica di là, io col piano di qua abbiamo fatto le prove. Si è provato che fossero accordati gli strumenti. Ha funzionato. Ma le prove vere le abbiamo fatte, siamo seri. Però questa cosa che hai messo il telefono è vera. Te col pianoforte di qua e lui la fisarmonica di là è qualcosa di sì, sì, è vero. Ma prima di andare al centro del libro ho una curiosità. Sud America. Sì. Diversi anni fa, il sabato, dentro una piccola farmacia col pavimento di terra battuta. Di queste, diciamo. E allora, io ti provoco per modo di dire, ma sono cose che hai scritto tu. Sono cose vere. Desideravo, perché scusa, fammi capire una cosa prima di andare, ma forse la vediamo dopo. Desideravo semplicemente delle supposte di glicerina. Che si mangia molto riso da preparare. Ah, ecco. Quindi. Io possedevo il termine di genere maschile. Suppositorio. E mi avevo chiesto una scatola, una confezione, all'oscuro del fatto che il termine confessione in spagnolo significa tutt'altra cosa. Cosa significa? Addirittura un sacramento, cioè. Se uno va in farmacia, vuole le supposte. Non è una cosa diversa, infatti lui non ha capito. Il farmaceutico, bellissimo, cioè apposta, il farmaceutico, aveva puntato due braccia robuste sul balcone e mi aveva corretto, non proponendomi però una caipirinha, ma qualcosa di diverso. Poi mi aveva messo davanti una enorme armanella di vetro piena di supposte al naturale, sì, come certi dolcetti di drogheria, chiedendomi quantos, e poi per aiutarmi un dos. Tres. E uno dice tre. È il numero perfetto, già che ci sono, facciamo tre. E aveva estratto con cura le tre supposte dall'armanella, sì, disponendole sul balcone punta in su, come piccoli ulissi. Guarda che questa scena è bellissima. Ma perché c'è stato un momento di silenzio? Perché ha messo le supposte in fila sul balcone, poi mi guardava. Perché c'era una specie di ambulatorio lì, non lo capisco. Non lo so, le ha prese da te. Poi io l'ho guardato, c'è stato il momento di silenzio. Senza cosa facciamo? C'è preso un po' lui lì, bello grosso. Cosa facciamo? Qual è l'uso locale? Cioè, io ho detto, le porterei via. Cioè, le porterei via. Le assumerei lì, le assumerei in albergo. Le assumerei, gli ho detto, le assumerei sussurrando con tuo spagnolo incerto, sì. Ma la cosa più bella è la sua risposta. Claro che sì. Lui è così chiaro, non è? Perché poi hai dubitato quando ti ha messo. Mi guardava con queste supposte lì. Quindi ti ha confezionato le supposte. Le ha confezionate, ma le messe lì. E sei uscito sane salvo dalla farmacia. Sì, sono andato. Sarebbe stata una bella esperienza. Bene, veniamo al titolo, sì, centrale del libro. Il demone del libro è il demone della stabilità. È il libro che ha il colore del tuo, è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Sì, è una bella idea. Non tutti pensano al dettaglio in questo modo. Il demone della stupidità è altre questioni. Fino adesso abbiamo un po' visto altre questioni che sono cose di vita, sì, aneddoti di vita, eccetera. Ma andiamo a questa cosa del demone. Dice, sì, è il demone della stupidità che viaggia con noi, che è accanto perché a noi. Perché c'è un demone, esiste un demone socratico, non ne parla addirittura Platone nell'Apologia di Socrate. Socrate dice, c'è un demone che mi dissuade dal prendere certe iniziative. Quindi è un demone dissuasivo. Invece il mio è un demone persuasivo, infatti mi sono detto, ma a me, il mio demone, ce n'è uno, questo demone mi ha fatto fare delle cose assurde,
cioè mi suggerisce di fare delle cose che da una vita non si fanno e io lo faccio, quindi lo seguo, quindi faccio delle stupidaggini. Quindi vediamo se ho capito bene, il demone della stupidaggine è quello che mi fa fare le belinate, le belinate, sì, quello che si dice, sì, invece il demone socratico è quello che ti dice stai attento, stai un attimo attento, ci hai pensato bene? Ci hai pensato bene? Invece questo ci hai pensato bene, ma ti suggerisce anche la maglietta della salute, no? Potrebbe, ci hai pensato bene? Sì, potrebbe. Perché basterà porsi delle domande, così centriamo quello che abbiamo detto con le parole del libro. Perché chiamiamo in causa il demone della spiritualità? Perché ritornare a casa per la stessa strada? Perché tra i percorsi alternativi di rientro non sceglierne uno mal noto? Sì. Quindi essendo qua dici devo andare a casa, passo da via 3, più o meno. Sì, ok. Perché caricare la lavastoviglie nel modo consueto? È una cosa che irrita mia moglie in un modo pazzesco, ma è possibile che non possa mai seguire lo stesso criterio nel caricare la lavastoviglie? È noioso caricare la situazione. Certo. Suggerisce al demone, prova a mettere i piedi sotto invece che rispettare la dieta della paura. E perché adottare il solito mezzo di trasporto e non passare a qualcosa di decisamente più inusuale? Sì. E così via. Il sistema non è privo di incognite e il rischio più grande, per quanto ne so, è quello di incappare a sorpresa nel cosiddetto demone della stupidità, che richiede quella iniziale maiuscola demone proprio in ragione della sua natura occulta e del suo carattere insidioso. È un esempio che adesso ti chiedo, sì, il demone che ti ha, come dire, accompagnato una volta, è la storia del parabrezza. Io mi sono spiaccicato del parabrezza, sì, perché mi trovavo in montagna con amici, si era ghiacciato il parabrezza della mia automobile e mi hanno detto vai, fai un attimo su, cucina un po' d'acqua calda, si scioglie tutto. Però c'era in questo cortiletto una bottiglia abbandonata. Ho detto sì, con la bottiglia faccio un po' così, lo scalzo, non devo neanche fare scaldino. L'ho tutto rigato perché quando sono arrivati i miei amici ero furibondo con me stesso. Mi hanno detto, va bene, no, ogni volta che salirò qui, perché non lo cambio il parabrezza, ogni volta mi irriterò, mi incazzerò e non me lo potete impedire. Quindi anche un po' antipatico. Dopodiché, e questo è il finale veramente sorprendente, quella notte, quella stessa notte, sento gridare il mio nome nella notte, vedo un bagliore fuori dalla finestra, eravamo dentro a quello nel Pudenze, e al posto della mia automobile c'era una colonna di fuoco e di fumo. Mi metto sul pigiama il cappotto, esco, incontro il sindaco che mi stringe la mano quasi a farmi le condoglianze, e mi dice, ma lei, beato signore, viene qui e mi posteggia, l'attivo etico, no? E mi posteggia la macchina lì, quando c'è il maniaco delle uno metallizzate a tre porte che mi ha già bruciato 32, e dico non ne so io, quindi nel momento in cui poi ho avuto l'assicurazione mi ha consentito di rimediare qualcosa, però mi sono detto, mi sono incavolato inutilmente con quella bottiglia bordolese, perché poi intanto la macchina si è bruciata, quindi non valeva la pena di arrabbiarsi. Quindi è stata una lezione di vita, in questo caso il demone diventa quasi lezione di vita, però insomma serve meglio a lui. Evitare, sarebbe evitare. Io ne farei un'altra. Sì. Sarebbe meglio evitare le ombre, vediamo un po' cosa fare. Potevo fare in tuo nome, abbruciarsi i capelli, perché nella tua mostra ci sono i lettoni, no? Assolutamente sì. Ora accade questo che ne parlavo con un amico, con Gianni Priano, c'era un amico, tutto sommato, lo dice anche Proust, il ragazzo che si isola leggendo un libro quando è in compagnia, alla lunga, però che con le scatole, cosa fa siete da leggere? Non sta bene con noi? Alla fine, allora la canzone è cantata da uno che è contro la lettura,
un isolamento dato dalla lettura. Approcciarsi i cappelli con i libri è il contraltare della tua mostra, però era interessante presentare anche questa versione opposta. No? Noi siamo anche piacere a tutti, certo, certo. Abbruciarsi i cappelli dei libri, le ragazze perdevano il suo tempo, ma il tempo cos'è? Un temperino che affina la punta di un lapis. Fare la punta ai Perché andare alla latrina sotto, sì, la pioggia? Arrivano tutti, io ho operato in questo senso.
solo che mi sono lasciato, e lì c'era il demone, mi sono lasciato affascinare dal rumore che la caduta di questo liquido faceva sul terreno, no? Una sorta di musichetta, e mi ero poi fermato su una nota particolarmente bella, e quindi avevo chiuso lì. Il mattino dopo, quello che si chiamava il capo squadriglia, dovevamo fare una gita e tutta la giornata, tra l'altro, piuttosto, dice: strano, ho una scarpa piena di rugiada e l'altra no. E a quel punto io sono sincero, guarda, credo di avertela fatta nella scarpa. E ho dovuto spiegare una cosa, pensando di essere fustigato per questo. Invece, essendo io un bambino e qui più adulto, l'hanno preso per il sondaggio del giorno, quindi è andata bene a me e male a lui. E ha dovuto camminare per tutto il giorno. Ha dovuto camminare con delle scarpette da ballo praticamente. Ah, no, sì, non ha indossato la scarpa con la rugiada? No, no. Si è messo a lavare sta cosa, erano piene quasi fino a morte. La strana. Sì, senti, vabbè. Ci sono cose, no, che uno vorrebbe che non venissero fuori cose della propria vita, perché anche se sono cose carine come queste, eccetera, però tante. Ma se decidi poi di scriverle e uno le legge, poi le domande te le devi fare, no? Voglio dire. Vabbè, sì. Te, quando hai divorziato, mi pare di capire che il tuo divorzio, il tuo primo divorzio, insomma, non è stato proprio così tutto liscio, se non davanti a giudice. Questo è mio, questo è tuo. E tu ci tenevi a una cosa in particolare che invece non hai mai avuto indietro. Io ci tenevo ad avere certi disegni, però preso dal demone, nel momento in cui il giudice mi dice c'è qualcos'altro che dobbiamo mettere per iscritto, e io ho taciuto. Quei momenti di silenzio come davanti alle supposte, no? Quel momento di silenzio. Allora dico questi disegni, e potevo fermarmi ai disegni. Invece mi è venuto in mente di recuperare anche delle che ti ho comprato, tra l'altro in viaggio di nozze, quindi era anche un rammentare una cosa inopportuna. Ma non ho capito cos'erano. Dei gonnellini maschili singalesi, li avevo comprati in Sri Lanka. Che lindo, e vorrei recuperare i miei gonnellini singalesi. Si è creato silenzio totale. Dobbiamo mettere questa cosa per iscritto. E io, cercando di migliorare, dico: sono gonnellini maschili. Io ho anche simulato il modo di indossarli, il che mi ha condannato poi praticamente. Ma come si indossa il surana, come si chiama? Praticamente te ne metti così e poi infili un lembo di qua e un lembo di là, sotto la porta di Italia. E con quelli scozzesi che differenza c'è? Non lo so, però non ho mai indossato né lo scozzese né con lo singalese, non ho mai avuto niente. Quindi nel verbale di divorzio Non sono stati citati. No. Ne avete parlato. Sì. Questo è il demone proprio alla sesta potenza. Sì. Si tratta, ben inteso. Cosa vai a dire dei bambini singoli? Si tratta, ben inteso, di bambini maschili. Ci hai tenuto a dire. Senti, devo farti una domanda. Perché è tanto tempo che non ho questa risposta e ora, dato il luogo come prima, stasera devi svelarti, perché sennò io la terza volta non ti svelo. Allora, te sei uno che ha passato tanto tempo dietro una fidanzata, una moglie, non si capisce bene chi, ma comunque una persona innamorata. Evidentemente tu di lei tanto, perché no? Se non so dove voglio arrivare. E dove sei arrivato tu? Voglio arrivare dove sei arrivato tu, perché in questi giorni farebbe molto scalpore per questa cosa. Eri talmente innamorato di questa ragazza, evidentemente però non ti dava soddisfazione, non te ne dava poca, al punto tale che andavi a scrivere su... Ma era una cosa così, andava a scrivere sui muri come fanno gli innamorati oggi. Ciao, ti voglio bene, no, ti amo. Tu devi fare qualcosa dove il demone della stupidità ci mette
una mano, due mani, Zambini, contro Zambini e quant'altro. Mi ha suggerito di fare una grande scritta, quasi luminescente, dove? Sul fronte di una galleria dell'autostrada. Dove tu rimani a un certo punto quasi Già, l'imbarazzo derivava dal fatto che il ferramenta mi dice cosa deve fare. Devo dipingere, dove? Sul cemento. Sul cemento? Sì. E come la vuole? Un bianco luminoso, ti ho detto, si vede. Poi una volta lassù e raggiungere una galleria è complicato. Come l'hai raggiunta? E devi studiare, devi passare sotto, sotto una specie di reticolato, cioè, e poi avevo la latta, il pennello. Una volta sporto in avanti. Ti sei legato? No, mi tenevo a cordola così. E con i camionisti che passavano da sotto come i camion che passavano ti creano un senso di vertigine. Ah, così. Che uno chiaramente appena. Mi dicevo, ma dovessi cadere. Eri cosciente. Diventa una notizia bomba, ma da stupido grosso, perché cade niente scrive. E poi la O di amo non mi veniva, perché provo a fare una O rotonda appeso una galleria dell'autostrada. Per cui l'ho fatta quadrata. Però si leggeva lo stesso. Ma l'abbiamo visto tutti, questa scritta, perché c'è stato un po' di tempo, però poi ho fatto bella figura perché portando lei in macchina si vedeva questa scritta enorme, faceva una bella figura, insomma. E neanche adesso ci vuoi dire che no. Però la galleria si trovava. La galleria si trovava non lontana dalla lavatrice, dalle godine della lavatrice. Perché avevo provato varie soluzioni, ma era difficile arrivare là sopra con questa latta e quindi ho vinto risposta. E quindi il demone della stupidità qua rischiava. Ha lavorato bene. Perché per scrivere piano ti vai a. Però era anche un'idea, in questo caso era un'idea anche dolce, cioè non così. Cose stupide ma anche dolce. Beh, cavolo, voglio dire. È facile andare a scrivere su un muro. Così. Su un muro no. E un'altra cosa, poi passiamo alla musica di nuovo, che ti ha fatto fare il demone della stupidità, è stata bellissima. Questa la devo raccontare avvicinandomi. Perché cioè? Fai paura? No, mi allontano. Una volta sei andato dal fiume Orba, che noi amiamo, conosciamo. Sì, il fiume Orba, dove si fa un fiume che si presta molto. Ci sono i canyon. Ci sono i canyon e si presta molto ai tuffi, no? Sì. Io ci sono andato diverse volte a fare il bagno d'Orba e conosco anche il posto dei tuffi. Quindi tutti si tuffano, ma non iniziano vicinetti in questa pozza. Ciao, tutti questi ragazzi. Sì, si buttano giù. Contenti, eccetera. Invece te. Non sei uscito contento da questo punto? No, perché non ho pensato, cioè il demone. Dove era appostato il demone? Perché per andare a tuffare da lì. In cima alla roccia, secondo me era l'ora del tramonto, c'era un bagliore sul pelo dell'acqua. E io mi ero sempre tuffato lì, fin da bambino. Quindi, cosa può essere successo? Niente, non vedo niente, c'è il bagliore, ma sotto c'è l'acqua. Invece. I fiumi vengono dragati, vengono. Di qualcuno aveva smosso della. Per cui, tuffandomi, ho preso una roccia. Ho preso una roccia e mi sono un po' rovinato. Però sono ancora qui. Beh, però i colleghi non ci credevano. No, perché mi ero rovinato, mi erano saltati gli denti, per cui poi il mio capo ufficio, se aveva sentito la mia voce un po' biascicante, ha detto drammatizzando. Franco è rovinato per sé, per cui nessuno veniva a trovarmi, perché temevano di svenire vedendomi. Poi è venuto uno, meno male che non ha detto, ma sei normale. E meno male che non ha detto non ce la farà. Sì, non ce la farà. Perché è rovinato per sé. E poi tutto si c'è un rimedio. È un gradino prima di. A tutto c'è un rimedio. Facciamo un anno. E quindi dai. Parliamo d'altro, facciamo un anno. Che potrebbe essere. Che potrebbe essere anche un'altra estate, perché eravamo in estate, sta più. Un'altra estate. È un pezzo vicino a Paoli, non moltissimo. Non è moltissimo. Facciamo la parte proprio italiana, che è un pezzo di un cantautore catalano, che Gino Paoli ha ripreso cambiando parole, ma lasciando quella musica molto bella.
uno lo sa che ci sarà un'altra estate, ma resta lì a prendere su l'ultimo sole. Invece poi si porta via soltanto la malinconia di non sapere se ci tornerà un'altra estate. Ma chi lo sa se non sei tu l'ultimo amore. La spiaggia di te, di me, ha solo un eco. In fretta il tempo passerà, forse l'estate tornerà, ma fra noi ci sarà sempre una meglio. Poi lo rimetto in moto in qualche modo, mi si riferma se si ponente,
A quel punto mi sento dire di nuovo: cosa fa lì? Perché io mi ero fermato al semaforo, non ce la faccio più, rimango sotto la pioggia. Sotto la pioggia, rimango qui. Era notte, il semaforo cambiava colore, stavo lì e questi passavano, suonavano. Poi vedo uno che mi guarda stravolto, dico: ma è mio padre? Era lui, era mio padre, medico a Sestri. Cosa fai? Anche lui: cosa fai? Cosa faccio? La macchina, togliamola di qui. E io gli ho risposto: sai, padre, credo di aver raggiunto la tarassina. Ma non dire bernate, e bernate, e sì, abbiamo spostato la macchina. Poi la sera ho sentito cotto un perché quello è il dialogo. Il dialogo tra lui e mia madre. Io andavo in bagno, sento: ti rendi conto, dice, è pure detto che ha raggiunto la tarassia. E cosa sarebbe? Alfa privativa, nel senso di mancanza di turbamento, alfa privativa. Ma non è questo il problema. Io sono stato zitto, sono andato. Però quella cosa non dipendeva da me, dipendeva da me, cioè non era disperato, perché questa macchina si è fermata. Ma forse un po' sì, il conto della macchina, ma insomma. Un po' sì, un po' no. Però può capitare. Può capitare. Quindi non. No. In Sud America, sì, una volta ti trovavi a Cuba, sì, sempre nelle tue funzioni di... No, no, in vacanza. Ah, in vacanza. Andando proprio in vacanza. Sì. Bene, allora a Cuba hanno offerto la pietanza locale. Non era la pietanza locale, c'era l'embargo e c'era la fame proprio, quindi io con l'affitto della stanza in un condominio di gente molto affezionata a Fidel, riuscivo a, insomma, di aiutare, perché compravo da mangiare. Solo che una volta il genero della padrona di casa è arrivato con un sacco proprio di plastica pieno di strane polpette bianchicce e un po' pelose. E ho visto che la suocera diceva: tutte le imprese alla dogana vieja. No, 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 ho visto, no, no, lei ha reagito male. Poi le hanno comunque cucinate, facevano un odore veramente tremendo. Poi la sera c'era una montagna di riso e queste polpette, come ho attentato la polpetta, mi è venuto da piangere, proprio ho pianto. Da quanto era cattivo. È raro che un cibo faccia piangere. Per cui l'ho finita, mangiando una tonnellata di riso, ho rifiutato, ovviamente, la seconda polpetta e ho detto: domani sono ospitato, perché temevo che mi avrei provato.